Ciao ragazzi, in questo video di oggi vi presenterò tutte le novità che sono state annunciate oggi contestualmente al rilascio del trailer ufficiale di FIFA 21 e vedremo assieme tutte le novità annunciate da EA Sports sul gameplay e sulle modalità di gioco FUT, quindi Ultimate Team, Volta Football e la modalità carriera. Andiamo sul PC e andiamo a leggere gli articoli. Benissimo, primo punto. Ovviamente sappiamo già la data di uscita del gioco, che sarà il 9 ottobre a livello mondiale. Il 6 ottobre avranno accesso al gioco chiunque acquisti una versione Ultimate Edition, che è quella da 99 euro, o la Champions Edition con quella da 89 euro. La versione Ultimate Edition vi dà anche un giocatore once to watch garantito dal team che sarà in arrivo al lancio del gioco. Non scambiabile ovviamente, entrambe le versioni speciali vi daranno anche dei pacchetti settimanali in omaggio. La versione standard invece vi dà semplicemente alcuni pacchetti, pochissimi, pare tre, in omaggio con il pre-order del gioco. La versione base costa 69 euro. Vi lascio in descrizione il link per l'acquisto perché sono già in promozione con 10 euro di sconto su Amazon. Allora, qui è stato annunciato oggi il trailer ufficiale. Vi lascio anche il link in descrizione per vedere il trailer completo, ma nel trailer possiamo vedere che ovviamente Mbappé è il testimonial principale del videogioco. Assieme a lui sono tre giovani, vale a dire João Félix dell'Atletico Madrid. Abbiamo inoltre Haaland del Borussia Dortmund e infine abbiamo il difensore Alexander Arnold del Liverpool, il terzino. Una delle principali novità annunciate oggi attraverso il trailer è l'arrivo di nuove icon. La prima delle icon annunciate è Eric Cantona, quindi il giocatore francese e ex Manchester United, è stato annunciato ufficialmente con l'arrivo in FUT. Non ho idea della valutazione delle stats che avrà come giocatore, però sarà una delle icon più interessanti. Pare arrivino una decina di nuove icon, non so chi, ma mi aspetto magari qualcuno del tipo Eto'o o magari Xavi, Schweinsteiger, come giocatori di nuova, cioè ritiratosi da poco. Passiamo ora al punto forse più dolente di FIFA 20, il gameplay del videogame. Vi invito a leggere le novità e a prenderle con le pinze, perché chiaramente sapete, sappiamo come vengono annunciate le novità e come poi saranno effettivamente all'interno del videogame. Qui intanto potete vedere anche un altro screenshot di Haaland con il face scan aggiornato, ma veniamo alle principali novità del gameplay. EA Sports dice FIFA 21 premia la tua creatività e il tuo controllo in ogni zona del campo. Allora, la prima novità riguarda questo famoso dribbling agile. Quindi semplicemente è stato rivisto leggermente il dribbling, ma ovviamente ci dice tutto, non ci dice nulla. Una cosa che ci interessa è il nuovo posizionamento intelligente della posizione giusta da tenere in campo. Sappiamo che lo scorso anno era stata notevolmente migliorata la fase difensiva, specialmente quando cioè la IA, quindi la console in sé per sé, controlla il difensore e pare effettivamente siano stati aggiornati il posizionamento intelligente del giocatore. Migliorati gli inserimenti, quindi inserimenti senza palla dei giocatori in FIFA per superare chiaramente le difese. E poi diciamo che hanno buttato lì semplicemente una tackle e scontri più reali all'interno del gioco e sono stati rivisti i fondamentali del gioco. Diciamo che questa potrebbe essere una cosa interessante, cioè la rivisitazione dei fondamentali del calcio. Ovviamente anche qui dice ben poco, bisognerebbe avere pad in mano e provare effettivamente il videogame, ma non lo potremo fare prima di forse fine agosto, inizio settembre. Chiaramente parlo delle versioni beta, dove potranno partecipare gli EA Game Changer, che sono coloro che sono degli influencer in FIFA. Testano il videogame in anteprima e danno le loro impressioni agli sviluppatori. Veniamo alla cosa più interessante, dove però abbiamo meno informazioni di tutte, le novità di Ultimate Team.
siccome molte persone si sono lamentate della possibilità di sbloccare i contenuti tramite degli obiettivi settimanali, tramite Squad Battles, Rivals, chi più ne ha più ne metta, è stato introdotto il Co-op Foot, quindi la modalità cooperativa di Ultimate Team, dove sarà possibile giocare attraverso l'online, attraverso Foot con gli amici, sia in Rivals sia in Squad Battles, per effettuare progressi settimanali e completare nuovi obiettivi. Non sappiamo ancora se saranno obiettivi specifici per la modalità, diciamo cooperativa, o se semplicemente gli obiettivi standard potranno essere completati attraverso il gioco con un amico. Saranno poi resi nuove personalizzazioni, disponibili nuove personalizzazioni sia dello stadio che del club che del campo, ovviamente, del tribune. E poi ci rinnova EA Sports la novità del passaggio alla nuova generazione. Quindi qualora abbiate una copia PS4 o Xbox One di FIFA 21 e del club di FIFA 21, potrete portare gratuitamente sia il gioco che il vostro club all'interno della nuova console Xbox One X e PlayStation 5. È trapelato attraverso il trailer anche l'animazione dei pacchetti. Qui l'animazione era dedicata a Cantona, chiaramente, perché era l'annuncio effettivo di Cantona. Qui un paio di screenshot e ovviamente le nuove icon di cui già vi ho accennato. Altre novità sono state trapelate, o meglio, sono state rilasciate informazioni in merito alla modalità carriera. Modalità carriera che ha forse la novità principale. Allora, sappiamo che negli ultimi 2 anni circa era stata un po' snobbata la modalità carriera da EA Sports ed era stata lasciata un po' lì da parte, come se ci fosse meno interesse, ma in realtà c'è molte più persone che giocano la modalità carriera di quante non possiate immaginare. La prima novità principale è la simulazione della partita, quindi in stile, diciamo, Football Manager, vedremo i pallini dei giocatori che simulano la partita con i voti e la possibilità di fare cambiamenti tattici e tecnici durante il match. Quindi la simulazione della partita interattiva è la prima grande novità. Poi ci sarà un nuovo sistema di crescita nel dettaglio dei vari giocatori, principalmente chiaramente dei giovani, con la possibilità di trasformare anche i ruoli eventualmente affini a quel determinato giocatore. Ci sarà un nuovo sistema di allenamento attivo, dove potremo anche gestire momenti di pausa, momenti di riposo dei giocatori, momenti di allenamento. Pare venga migliorata l'intelligenza artificiale dei giocatori, sia in modalità sia in attacco che in difesa. Ma un'altra novità, che poi vedremo nel dettaglio, sono le nuove opzioni di ingaggio. Quindi sarà possibile chiedere giocatori in prestito con diritto di riscatto. Sarà possibile scegliere se fissare o meno in anticipo il prezzo del cartellino per assicurarsi, diciamo, le prestazioni di quel giocatore, e saranno migliorate le tecniche di scambio con l'intelligenza artificiale degli avversari. Quindi tante novità nella modalità carriera, che ovviamente vi ricordo è esclusivamente offline. Ultima e non ultima per importanza novità per l'ultima modalità di gioco mancante: non abbiamo novità per il Pro Club, probabilmente sarà più o meno simile o verranno annunciate novità più avanti. Sto parlando del Volta Football. Finalmente arrivano modalità online più divertenti, come ad esempio il 5 contro 5. L'unica, diciamo, novità interessante principale è questa: gioca con un massimo di 3 amici online, oppure unisciti alla community Volta Football per partecipare a sfide 5 contro 5 online. Presumo siano 5 contro 5, dove 5 giocatori comandano giocatori singoli contro 5, un po', diciamo, un pro club all'interno di Volta Football. Sarà migliorato il gameplay con dei movimenti più intelligenti e uno contro uno più interessanti all'interno del Volta Football. Chiaramente saranno aggiunte nuove personalizzazioni, eccetera eccetera, ai propri avatar e nuovi stadi, come ad esempio nel centro di San Paolo o sul cemento di Milano. Queste, ragazzi, sono le principali novità di FIFA 21. Spero che il video vi sia stato abbastanza chiaro. Vi invito a seguire il link in descrizione con tutte le novità di FIFA 21, il primo articolo, e il trailer ufficiale di FIFA 21, il secondo link. Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti e lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, grazie!